Ciao, nuovo video dei prodotti finiti, non sono tanti, però volevo buttare via dei contenitori perché non so più dove mettere gli oggetti. Allora inizio con tre prodotti che sono quasi finiti, ma ve li faccio vedere perché non ho voglia qua di portare i cadaverini dietro per un altro mese. Quindi, allora, uno è il deodorante, questo qua della Yves Rocher all'aloe, ce n'è veramente, dopo vado a fare la doccia e lo finirò. Questo deodorante, a differenza di quello della linea bio, mi è piaciuto un sacco, ha un buonissimo odore, tiene tutto il giorno. Questo veramente mi è piaciuto, tra l'altro me lo sono portato quando sono andata in vacanza, ho camminato tutto il giorno, ho sudato e con questo non puzzavo né io né il mio ragazzo. A casa mia lo utilizzano tutti, questo qua, la lavanda, e anche la mia sorella, che è piccola, ha 13 anni e è nell'età dello sviluppo, quindi ormoni puzzolenti ovunque. Questo è l'unico deodorante che non la fa puzzare, per cui lei, poverina, ne fa comprare Quintalia a mia mamma. E, no, è un buonissimo prodotto, un buon odore, non ha sali d'alluminio e anche l'inci non è male. Poi un altro prodotto, quindi mi manca una salviettina, sono queste salviette deodoranti Speedy Care, tipo 50 centesimi d'acqua e sapone. L'inci non è male, hanno un buon odore, forse un po' maschile, e appunto queste me le portavo dietro al lavoro, che siccome fa caldo e insomma in caso di necessità mi davo una sciacquatina in bagno, e poi con questo, siccome profumano parecchio, mi sembrava di aver messo il deodorante, per cui buone, penso di riacquistarle, non mi sono trovata per niente male. Poi salviettine intime Sensuré, anche questa ce n'è una sola. Questa l'ho comprata, erano nel Beauty da viaggio già pronto. Allora, l'inci di questo qua non è buono, secondo me non è buono, però appunto l'avevo, ormai ce l'avevo e quindi l'ho finita. L'odore è buono, l'unica cosa è che come salviette intime non mi sono trovata molto bene perché sono troppo umide, per cui come salviette intime non mi sono piaciute. Poi passiamo invece a prodotti finiti, sono queste salviette igienizzanti, che sono le altre che erano anche queste nel Beauty da viaggio, buone, buon odore, non so se effettivamente igienizzano o no, però mi sono trovata bene. Non sono neanche troppo umide, per cui va bene. Poi salviettine intime Frie, io tanto ormai a tutti i video sapete che ci saranno pacchi di salviette e scrub, a questo giro scrub non ci sono, però di salviette ce ne sono a volontà. Allora, questa è della linea bio e all'acido lattico, c'è scritto, buoninci ovviamente, costano nemmeno più di tanto. Sono 12 salviettine e anche queste mi sono piaciute. L'odore non tanto, però come salviette intime sono buone, ve le consiglio. Poi finito finalmente il balsamo, questo qua della Ultra Dolce all'olio di mango e fiori di Tiare. Allora, l'odore è fantastico, come balsamo è pessimo. Ora, io vabbè, ho capelli corti, però questo l'ho utilizzato quando li avevo lunghi fino a qua e non districa niente e appesantisce un sacco i capelli. Io ho capelli fini e grassi e tra l'altro ne perdo quantità industriali, per cui me li faceva sporcare subito, me li appesantiva e inoltre, siccome non districava, quando andavo a pettinare mi strappavo tutti i capelli, per cui assolutamente uno schifo di balsamo. Poi ho finito l'intimo della Sensuré, ma questo forse ve l'ho già fatto vedere? No, non ve l'ho già fatto vedere. Anche questo nel Beauty da viaggio, buonissimo, ottimo odore, ottimo prodotto, molto delicato, ci sento un po' l'odore di cacao, ma buono, veramente, veramente ottimo. Sicuramente comprerò la taglia, quella più grande, questa da 100 ml, e mi è piaciuto un sacco, è uno dei miei detergenti preferiti, buonissimo.
Poi ho finito completamente questa qua che è la crema dopo sole al Monoi della Te Natura. L'ho utilizzata come crema per il corpo, poi alla fine per finirla. Sa di dopo sole normale l'odore, non ha, non sa di Monoi, per cui se la comprate come ho fatto io per l'odore di Monoi, questa sicuramente ve la sconsiglio. Però come prodotto in sé è ottimo, rinfresca, idrata, non fa scia bianca, si assorbe in fretta, lascia proprio, è una cremina molto 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 leggera che si assorbe subito. Infatti anche come crema corpo io mi sono trovata benissimo. Ecco, ce n'è un pochino. Mi sono trovata veramente molto bene. È proprio leggerissima, vedete, non fa scia bianca, niente, diventa trasparente e si asciuga, quindi veramente fantastica. Come prodotto è buono, però non sa di Monoi, per cui vabbè. Poi ho finito questa mini taglia della Swiss Form, non so come si legge, vabbè, però era uno di quelle, di quei regalini che mi aveva fatto Vale Cri, vi lascio il link del suo canale qua giù. Questa è una crema lenitiva alla calendula, la vedete piena perché c'è entrata l'aria, in realtà è finita. L'odore è buono, si assorbe in fretta, non fa scia bianca e questa l'ho utilizzata dopo essermi fatta la ceretta, per cui anche un'azione lenitiva. Mi è piaciuto molto. Questi prodotti ho scoperto da Vale che vengono venduti, all'Inci non è neanche male, che vengono venduti un po' come quelli del Yves Rocher tramite persone, per cui se siete interessati a questi prodotti, comunque vi lascio il link del canale di Vale e contattatela se vi interessano. Comunque questo è un buon prodotto, mi è piaciuto un sacco. Poi, sempre delle cosine che mi aveva mandato Vale, qua dentro aveva messo la maschera per il viso della Dottore Organic, quella mi sembra sale del Mar Morto, ma non sono sicura. Allora, l'odore è fantastico, però non mi è piaciuta perché le guance, io sono molto sensibili e questa qua mi faceva pizzicare, mi bruciava un po' la faccia, per cui alla fine l'ha finita mia sorella, però appunto non mi è piaciuta per questa cosa. Peccato perché insomma poteva essere un buon prodotto, però andava così. Poi ho finito, c'è qualche rimasuglio, ma rimane così perché non ho più voglia di utilizzarla. Questa crema deodorante per i piedi della Yves Rocher, questa è la lavanda. Allora, l'inci di questo prodotto non è male. Il problema è il prodotto in sé. Allora, innanzitutto ha un odore di mentolo e lavanda, che insieme vi assicuro che non è buono. Poi è una crema che si assorbe molto in fretta, è una crema bianchiccia che si assorbe molto in fretta. Il problema è, come vedete anche qua dal tappo, che fa questa cosa qua bianca e la fa anche addosso, cioè la fa anche sui piedi, ve la fa sulle mani e tinge, macchia i calzini se li avete neri, macchia le mani, poi non dovete toccare niente con le mani, ve le dovete andare a lavare subito perché se per sbaglio, come mi è successo, vi toccate una maglia, un vestito, un paio di pantaloni, vi macchia di bianco e dovete lavare i vestiti. Quindi non mi è piaciuto né per l'odore né per questa cosa che sinceramente è fastidiosa. E in più, appunto, lavanda e mentolo, secondo me fa un puzzo che no, mi dispiace, ma questo proprio non mi è piaciuto. Poi ho finito il siero viso della Biofficina Toscana. Questo qua è quello antiossidante. Comunque l'ho preso perché ha anche un'azione lenitiva per gli ingredienti che ha dentro. Mi sono trovata benissimo. Ha un odore che non saprei descrivervi, ma è veramente fantastico. E non so se esce, eccolo. Vedete, non è proprio un siero, è una specie di gel che si assorbe in fretta. Ne basta una gocciolina per tutto il viso e può essere utilizzato così da solo. Intanto passano moto. Aspettate. Può essere utilizzato così da solo oppure con una crema viso applicata subito dopo. Io l'ho utilizzato in tutti e due i modi e mi sono trovata veramente benissimo. Idrata ma non unge, non fa patine, lucide, si assorbe in fretta, odore buonissimo, bellissima la confezione. Quindi questo mi è piaciuto un sacco e penso che lo riacquisterò anche se non è proprio economico. Poi un altro prodotto che è anche l'ultimo,
che non è economico e non mi è piaciuto è questo qua, Siero Seno della Biovera. Allora, sono 15 ml e costa tipo 14 euro, quindi costa tantissimo, infatti non so perché l'ho preso, perché questo lo finite in pochissimo tempo. Io non ho un seno che chissà che, però vi assicuro che si finisce in fretta. Ha questa pompettina, il prodotto viene su, che poi non era neanche tutto pieno perché è tutto tappo, cioè il prodotto in sé, io qui l'ho finito, è arrivato in cima, il prodotto in sé è questo qua, questo pezzo qua era il prodotto, quindi pochissimo. Costa troppo, non è un siero, è un olio che unge, non si asciuga mai, ha un odore sgradevole, per cui no, lo boccio, sia per il prodotto in sé sia per il prezzo e la qualità, perché per questo prezzo, qualità, quantità, perché per questo prezzo e questa quantità si può sicuramente trovare qualcosa di molto meglio e anche molto più economico, quindi assolutamente. Quindi questo era l'ultimo prodotto, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao!